Lei come si chiama? James. My name is Bond. Tutto, basta. Tutto lì. E tu dici che basta quello? Certo, certo, senz'altro, non c'è discussione. Ma guarda che si mettono a ridere tutti. Sopra. Perché devono ridere? Sopra? Perché, Pino mio, ti manca il fisico? No, no, non mi manca. Mi manca Ursula Andres. Parliamoci chiaro. Io sono arrivata a Roma e non pensavo mai essere un'attrice. Loro mi hanno chiesto, Ursula, sono stata da Novella a Parigini. Ursula, Alberto Sordi, fai finta tu sei una giornalista. Ho detto, c'avevo paura, paura. Spero che il pubblico italiano mi perdonerà se in questa bella Italia io non ho fatto molti film come avevo promesso. Mio marito ha fatto una foto di me dentro l'acqua e Harry Saltzman, che è uno delle produttori del James Bond, vissuto dentro la casa di questa agente, ha visto la foto e io voglio questa donna. La Columbia mi ha mandato la copione per Harry Saltzman e c'era, in questo momento c'era Kirk Douglas a casa mia. E dopo, come tutti sapevano che io non legge le copioni, Ursula ha detto, siamo là, io leggo la copione e tu ascolti. Dopo ho detto, va bene, io non dico mai niente, così posso fare il film perché non parla. E così ho provato a essere un'attrice, voilà, così ho accettato il film. Il bikini è stato creato da me e un'amica mia, perché come Ian Fleming c'aveva la casa a Jamaica e lui l'ha scritto per una ragazza giamaicana. E io sono il contrario, io sono piuttosto nordica. Sono arrivata a Jamaica, tutto bianca. E tutto deve andare a vedere le vestiti, cioè deve avere questa cosa cinese per la cena per Dr. No e un bikini. E a Jamaica c'è le bikini con le palme, con le banane, con le fiori. E ho detto, ah no, non mi piace per niente, non mi va. E l'amica mia e io abbiamo fatto queste bikini. Questa vale $50 a Miami. Senti, sai che questo bikini è stato venduto all'asta nel 2005 per 58.000 euro? Sì, Cristi mi ha chiamato e io lo volevo buttare, perché che faccio? Un straccio! E loro mi hanno detto, facciamo un'asta e voilà, è così. È stato dentro una scatola non so per quanti anni. Il costume di Halle Berry è stato veramente un bel bikini, bellissimo bikini. E lei è una bravissima attrice, è molto carina perché lei mi raccontava che quando lei deve fare questa imitazione, lei aveva così paura, lei guardava in via fin tanti volte per fare un po' lo stesso stile. Beh, lei è soltanto, lei c'è un bikini molto più bello che mio. Sean è adorabile. Sean c'è un senso di umorismo e lui è questo umore di scozzese molto carino e siamo rimasti amici fino adesso. Silenzio. Il cinema italiano è stato favoloso, adorava la commedia, adorava Anna Magnani, Sordi, Nina Manfredi, Baccello, siete attori favolosi, dei registi favolosi, adesso un po' morto, è molto peccato. Levami la maschera. La decima vittima è un film di Elio Petri che è un film molto avant-garde, è un film che la scenografia è favolosa. Five, four,
Don Marcello con i capelli corti, biondi, biondi, de scene incredibili. Elio Petri è un uomo molto intelligente, molto bravo come regista, molto bravo. Giuri! Signore e signori, Daniela Bianchi. Il tuo primo film importante è stato proprio Dalla Russia con Amore, sì. 007. Sì. Come ti hanno scelta? Guarda, nella maniera più classica, con delle fotografie che aveva visto Terence Young, che era il regista. Che cercava la protagonista. E poi mi ha invitato a Londra per un provino, gli è piaciuto e ho fatto il film. Quindi, che scena hai provato, giusto per farcelo sapere? La scena, quella più difficile, quella in camera da letto. Ah, subito così? Subito. Ma e tu prontissima, non hai avuto mezza esitazione? No, io ero molto spaventata, emozionata, anche perché poi l'attore che girava con me questo provino era Tony Dawson, che era uno dei cattivi del film, che si era prestato a fare il provino, però insomma è andato bene. Ti è cambiata la vita dopo questo film? Beh, mi è cambiata la vita perché ho cominciato a fare altri film e sì, ne ho fatti una ventina, diciamo. Sì. Ma che differenza c'era tra Sean e Neil? Beh, abissale, dai. Dai. Sean alto, bello come il sole, due occhi neri fantastici, il fratello col pizzetto un po' grassetto, un po' pelatino, tutti e due un po' pelatini però. Beh, effettivamente poi alla fine li ha persi i capelli anche Sean, un po' però, una insomma, volta. Sean. È un'altra cosa. È un'altra bella, cosa. Scusa, è bella ancora adesso che... Quest'ultimo succedaneo della serie Bond ha come titolo Operazione Lady Chaplin. Lo dirige Alberto De Martino con la partecipazione di Daniela Bianchi, una delle prime partner di Sean Connery e di Kate Clark. Insomma, lei fa la spia, lei fa sempre la spia. Eh sì, così, niente di speciale in fondo, sa, una rivoltellata qua, una coltellata là, una bomba a mano, un piangetto. Oh sì, così, tanto per ridere, è vero, la capisco benissimo. E allora, mia bella ed elegante signora, chi diavolo siete e per chi lavorate? Voi lo sapete benissimo chi sono. Non sareste qui altrimenti. Mi scrivono ancora tanti fan. Io ho, diciamo, una popolarità acquisita tramite Sean Connery, in fondo, perché... Certo. I film di 007 sono ricordati ancora adesso e sono riproposti, eccetera. Quindi è una cosa rara, diciamo, che un film possa avere un ricordo così lungo nel tempo. Parliamo di quasi 40 anni fa. Ma esatto, sono stati mitici. Sì, ho capito, qua. Però tu mi dici, mandano, anche ci sono i fan club di 007, quindi siccome io sono nel film, li mandano anche a me. Non è che li mandano a me perché, chissà perché. Però quindi ti cercano. Sì, arrivano ancora adesso richieste di autografi, di fotografie, sempre inerenti al film, con fotografie di scena, con tutto quello qua. Che è a disposizione. Sì. Il signor Bond deve avere un'altissima opinione di se stesso. Opinione? Sì, ha dato appuntamento anche a me. Terence Young, col quale avevo già lavorato, mi ha detto: Luciana, vorrei che tu venissi a Londra a fare un provino per il ruolo di Domino nel nuovo film di Bond. Sono andata a Londra, c'erano circa 200 attrici. Passano due mesi, mi arriva una chiamata dai due produttori, Broccoli e Saltzman, sono tutti e due al telefono e mi dicono: Luciana, abbiamo buone notizie e abbiamo cattive notizie. Ma cosa sono le cattive notizie? Che non puoi fare il ruolo di Domino. E io ho detto: perché? Dice: perché hai già fatto troppi films e ogni volta... Dice: noi scopriamo una ragazza diversa. Dato che è qui, le dispiacerebbe darmi qualcosa da mettermi? Dico: oddio, dico, ma allora le buone notizie quali sono? Fa che abbiamo deciso di darti il ruolo di Fiona. Ah, dico, io sono felicissima perché i ruoli delle cattive sono più divertenti da fare. Ah, sì. Ti piace far pazzie, signor Bond, James Bond? Ah. Belva,
He's a man's man. E, cioè, per esempio, quando finivano di girare, andava con quelli della troupe, tutti maschi, andavano a bere birra e cose. Cioè. Comunque mi fa molto piacere rivederla, signor Bond. Il piacere è reciproco, Francis. Avevo l'impressione che lei volesse evitarmi. La pubblicità che ho avuto, le copertine, le interviste, la notorietà veloce in tutto il mondo, senza prezzo. L'unica cosa dove tutto questo non ha funzionato è quando poi ho voluto ricominciare una carriera in Italia, perché i registi importanti, quelli con i quali avrei voluto finalmente lavorare, gentilissimi con me, carinissimi, però non mi toccavano, perché nei loro film serissimi, Antonione, mettere una James Bond girl non si poteva fare. Dovrebbero chiuderti in gabbia. Pazienza. Stracool!